ragazzacci e ragazzacce, ecco qui il vostro Diablotex che continua su Shining Resonance. Vediamo un po' da che parte proseguire, perché comunque c'è molto da fare qui, c'è molto da fare. Io a questo punto corro un po' per fare un po' prima, diciamo, ecco. Diciamo in questo modo. Ok, allora sì, bisogna andare qui. Vediamo un po' cosa bisogna fare. Bisogna parlare, giustamente. Qui bisogna parlare tanto, ragazzi, ma lo sappiamo. Sappiamo che in questi titoli bisogna parlare molto. Vediamo un attimino. Ok, perfetto. Allora, ora dove bisogna andare invece? Ah, ok, bisogna andare verso l'alto qui. Va bene, saliamo nel castello, la torre, chiamatelo un po' come volete. Sicuramente qui che bisogna andare, ragazzi, non vi preoccupate, perché sicuramente qui, infatti andiamo molto spediti, perché c'è l'evento. C'è l'evento principale, io ci andrei veramente molto spedito, diciamo. Noi ci sentiremo tra poco, ragazzi, non vi preoccupate. Yuma. Sonia, saki Rail-san no itta koto. 別に悪気があったわけじゃないと思うんだ。それに、うん、そのことはいいの。私がちょっと気にしすぎちゃっただけ。それよりユーマ、あなた、どうして私がこのアルモニクスにこだわるのか不思議に思ったでしょ。ああ、うん、少しだけ。実はね、これは お父様のアルモニクスなの。お父様？っていうことは王様もドラグナーだったの？そうよ。数年前の戦いで負傷して前線には出なくなったけど、ただ今も戦えば私なんかよりきっと。私はね、 幼い頃から勇敢に戦うお父様の姿を、アストリアの守護神、雷光の竜剣士の姿を間近でずっと見てきたわ。お父様のような誇り高いドラグナーになって、このアルモニクスを奏でて人々を守るのが私の夢なの。でも私はいつまで経っても このアルモニクスの音色を聞くことができない。もしかしたらこのままずっと。そんなことない。絶対にあるわけない。だってソニアは今でも強いじゃないか。みんなが君を頼りにしてるんだ。みんなが。だからこのアルモニクスだっていつかきっと君を選ぶはずだよ。僕は絶対にそう思う。 ソニアはドラグナーになれる。必ずなれるって僕は信じてるよ。ありがとう、ユーマ。私なんだか少し楽になれた。そう？ならよかった。ソニア、僕は君のこと本当に応援してるから。 Perfetto, ragazzi, anche un altro discorso è finito, ma ora ne inizieremo subito un altro. Voi non vi preoccupate, perché tanto sarà così, ve lo garantisce il vostro brado, figuratevi se non sarà così. Vediamo un po', bisogna riscendere, e lo sapevo che bisognava tornare giù, ragazzi, quindi ora io ci torno subito, perché tanto sapevo che sarebbe andata così. Ma perché? Perché io lo sapevo, ragazzi, che sarebbe andata in questo modo. Io lo sapevo, non vi preoccupate, che non sapevo che andava così, ragazzi. Il vostro bradone sa tutto, sa sempre tutto, ricordatevi questo. Ed ecco l'evento, vai. Con chi bisogna parlare adesso, vediamo. Con chi bisogna parlare, vediamo,
Perché ora sono veramente curioso io, ragazzi, sono curioso. せっかく移植したマガンなんです。機能を確かめたいと思いませんか? おお、素晴らしい。実に素晴らしい。ドラゴンソウルの力は移植後も全く減衰していませんね。マガンは事前の予想通りに機能しているようです。このままいけば実験は成功。 おかしいですね。この反応は当初の予定とは違っていますが。ああ、やだ。マリオ、助けて。ああ。エトだ。僕はエトだ。 僕はエトだ。僕は死んでない。エトは死んでない。僕は。姫、英気は十分に養いましたかな? 公式の任務が決まりましたぞ。 ユグドラシルのドラゴンソウルが見つかったの? いや、残念ながらそうではございません。 ただ、スリーピーホロー付近で帝国兵がうろついているとの情報が入りましてな。 ユグドラシルのドラゴンソウルを探してるのかな? そうかもな。だが、そうでなくたって 敵を野放しにしといちゃ危険だ。それに帝国の兵隊さんをとっ捕まえてちょっと質問なんかしてみたら面白いことがわかるかもしれませんよ。そういうことだ。早速調査してもらいたいのだが、姫、よろしいですか?了解よ、バローズ団長。すぐに出発するわ。 Perfetto ragazzi, voi pensate sia finita qui? Io non sarei tanto sicuro, eh. Ah, bisogna andare lì, ok. C'è un bel tragitto da fare ora, però almeno usciamo dal villaggio, voi che dite ragazzi? Almeno facciamo una bella scampagnata come si deve, no? Che a noi piacciono le scampagnate, ragazzi, o almeno a me piacciono, poi non so se a tutti piacciono, però a me piacciono molto, quindi va bene. Vediamo questo qui di livello 33 se paga bene. Ma qui devo livellare, ragazzi. Devo livellare perché andando avanti, secondo me, si incontreranno dei boss, dei nemici. Non mi fido molto. Forse questo gameplay durerà poco, perché se vedo che arrivo in una zona dove si può livellare bene, non lo so, ragazzi. Io improvviso tutto, voi lo sapete, insomma. Comunque adesso andiamo e vediamo il da farsi, su, in maniera veloce veloce, dai. Tan tan tan, che facciamo? Non lo so cosa facciamo, però qualcosa bisognerà fare qui, sicuramente. Andiamo avanti. Credo che la zona sia questa, vediamo un po'. Ok. Eviterò gli scontri per il momento, eviterò gli scontri, ragazzi, ma non per cattiveria, perché giustamente. Oppure vediamo un po', aspettate, perché io con questi qui ho livellato che pagano abbastanza bene. Vi faccio veramente vedere ora, eh. Tranquilli, perché vedrete tutto, ragazzi.
Non c'è problema, non c'è problema. Non c'è problema, ragazzi. E no. E no. Andiamo, andiamo, andiamo. Sperando che la direzione giusta sia da questa parte. Speriamo. Sì, ma certo, sto andando benissimo. Vediamo un po'. Ok, c'è una sola direzione, quindi io andrei. Andiamo. Evito gli scontri perché prenderei pochi punti esperienza. Se devo perdere tempo per due punti, ragazzi, non ne vale la pena. Non ne vale veramente la pena. Vediamo un po' qui. Accettiamo la quest. Questa accettata, ma no, non credo sia già completata. Vediamo un po' cosa vende qui. Ah, ok, no, nulla di importante. E qui sono i dungeon. Ok, perfetto. Ma noi dobbiamo ancora proseguire. Da che parte andiamo? Proviamo ad andare da questa direzione qui, perché sinceramente non lo so. È la prima volta che arrivo in questa destinazione, quindi se vi dico qualcosa comunque sbaglio, perché sbaglio. Ed è così, ragazzi, perché è così. Vediamo un po', Eccoci qui, siamo arrivati in direzione giusta. Qui i nemici come sono messi a potenza? Devo vedere perché sono veramente curioso ora. Livello 29, affrontiamoli, vediamo un po' di... No, ma di punti daranno poco, ragazzi, perché vedete, li distruggiamo tranquillamente, quindi secondo me prendo veramente pochi punti qui, Sì, 33, cosa facciamo, ragazzi? Ma di cosa parliamo? No, no, qui non è un buon punto per livellare. Allora, non so se andare da questa parte o dall'altra direzione. No, questo qui, no, ma che scherziamo, ma scappiamo. Livello 83, ragazzi, ma ancora. Allora, lì credo che non si possa andare, credo. Ancora. Possiamo andarcene, grazie. Non credo che sia la direzione giusta, perché livello 83 cosa gli facciamo, ragazzi? Non gli facciamo nulla, gli facciamo il nulla. Gli facciamo veramente il nulla. Però questo forziere vorrei aprirlo, Voi sapete che Brado con i forzieri ha un certo feeling, no? Quindi va bene così, insomma. No, qui sono di basso livello, quindi inutile. Non posso combattere qui, ragazzi. No, andiamo un altro po' avanti. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, ok, la direzione giusta. Ah, l'evento è qui, ragazzi. Vediamo cosa ci viene proposto di fare. C'è un evento. Non so cosa ci verrà proposto di fare, però facciamolo. Boss battle, maremma. Vabbè, mi trasformo in dragone perché forse è la miglior cosa che posso fare, ragazzi, trasformarmi in dragone. Forse la miglior cosa, la miglior strategia, diciamo, che posso fare. È la miglior strategia, sicuramente. Ottimo così, Bradone, su. Vediamo un po'. Io ci spero, poi insomma, spero che riuscirò a far bene. Ok, l'abbiamo abbattuto, è andata di lusso, però ci sarà ancora da fare qualcosina, ragazzi, io sono convinto di questo. A tra poco, さっさと帰ってくれ!
私に来るなと言ってるんだ。ダメだ。君を放っては。ユマ。 それともマリオ。いや、どっちでも構わない。とにかくこっちに来てくれ。僕はエイトだ。マリオンじゃない。ユーマ。マリオン。ユーマ。僕、助け。 違う、助けてほしくなんか。マリオンはもういない。違う、僕はマリオン。マリオンなんだ。だってエトは、エトはもう、やっぱり嘘だ。僕は死んでない。あの時にも死んでなんかいない。 一体どうなってるんだ。どうやら二つの人格がせめぎ合っているようですが、こんな風になるなんて。一体君たちはあのケイルリッツ監獄でどんな目に。ケイルリッツ監獄、あそこはもういいや。ユーマ助けて。 あ、もちろんだよ。助けてあげる。だからマリオン、こっち。ダメだ。僕はケイルリッツ監獄へ戻る。戻らなければならないんだ。 大丈夫、怪我はしてないよ。でもマリオンが。 行っちまったか、あいつ。あの子、エトーでしたか。ゲイルリッツ監獄に戻るって言ってましたね。 でももう一人の人格、マリオンの方はゲイルリッツ監獄は嫌だって言ってたわ。それなのに。とはいえ私たちだけの判断で敵陣に乗り込むわけにも。ユーマ、分かってる。勝手な判断で行動できないことぐらい 僕にもちゃんと分かってるんだ。分かってるけど、お願いだ。みんな少しだけ僕の話を聞いて。いや、話ぐらいは聞いてやろうぜ。ユーマ、話してみろよ、お前の今の気持ちをさ。僕は どうしてもマリオンをこのまま見捨ておけないんだ。あの子がこの先もずっとゲイルリッツ監獄に縛り付けられることになるんだと思うと、いても立ってもいられない。昔の僕ならここまで気にしなかったかもしれない。だけど今はもうダメなんだ。外の世界を 仲間たちに囲まれて支え合って生きていくことの嬉しさや楽しさを知ってしまったから。だから僕はマリオンにも僕と同じ喜びを教えてあげたい。ソニアたちが助けてくれたようにマリオンを助けてあげたい。だからお願いだ、 僕を見逃して。
必ず帰ってくるって約束する。だから僕をマリオンのところへ、あの子を助けに行かせてほしいんだ。おい、ユーマ。黙って聞いてりゃ、ずいぶん勝手なことをベラベラと並べてくれるじゃねえか。ちょっとアグナム。ソニアは黙っててくれ。これは言ってやらなきゃ気が済まねえ。勝手なのは分かってるよ。でもお前も黙れ。いいから黙って俺の話を聞け。お前ってやつは一人で行くだの、見逃せだの、俺たちが行かないって勝手に決めつけてくれてるよな。だけどな、あんなの見せられて俺たちが何もしないでいられると思うのか。だから俺たちも行くって言ってるんだよ。どうだみんな。もちろん私も行くわ。置いていこうたって無理ですよね、フロマージュ。当然、私も皆さんと共に。ほら見ろ、俺の言った通りだろ。なんか文句あるか。文句なんてあるわけないじゃないか。おっしゃ、そうと決まればゲイルリッツ監獄に乗り込むぞ。Ok ragazzi, ok, vediamo un po' dove bisogna andare. Ok, bisogna entrare nel castello qui, diciamo. Va bene, però aprirò i forzieri prima, visto che sono un appassionato di forzieri, però forse qualcosa non posso raccoglierlo perché sono pieno di oggetti, diciamo, no? Allora, da che parte è? Di qua, allora. Credo che bisogna andare da questa direzione, sì. Credo che bisogna andare da questa direzione, anche se qui è un buon punto per livellare, secondo me, ragazzi. Ok, vediamo un po'. Sì, bisogna entrare qui sicuramente. Vediamo un po', magari. Ma di che livello è questo, ragazzi? Io non so. Non so, aspettate, no, scappiamo, qui finisce male. Qui finisce male, ragazzi. Secondo me qui finisce male, quindi devo cercare di scappare. Ok, entriamo un secondo, perché tanto la strada è qui, ve lo garantisco io. Sapevo io che era qui. Sonna koto wa kiite imasen. Anata tachi koko ga doko da ka wakatteiru n desu ka? Hai. Teikoku no senryoku kakudai no tame ni shinheiki no kenkyuu wo okunau sai juyou shisetsu de aru to. Wakatteiru no nara hayaku teki wo gekitai shite kidasai.実験の邪魔です。あ、perfetto. Allora vediamo un po', Questi qui sono di livello 31. Vediamo un po' se pagano oppure, ma soprattutto se riusciamo ad abbatterli. Oltre che pagare dobbiamo abbatterli, altrimenti non pagano nulla. 129. Ok, livello 35. Vediamo un attimino, Livello 35, certo. Vediamo un po' qui.
137. Facciamoci un altro giretto, ragazzi. Facciamoci un altro giretto. Ma che bello, ma che bello, che bello. 257. Forse qui è un buon punto per livellare, eh? Forse è un buon punto per livellare qui. Vediamo. Forse qui è un buon punto per livellare. Sì, sì, credo proprio di sì, ragazzi, eh? Bisogna livellare un altro po', perché altrimenti la vedo un po' complessa la situazione. Possiamo aprire questo forziere. Cosa c'è di buono? Perfetto. Perfetto. Livello 33. Vabbè, qui abbiamo capito che si può livellare un po'. Abbiamo capito questo, insomma. Ok, si è capito questo. 188. Perfetto, perfetto, ragazzi, va bene così, va benissimo così. Ma veramente benissimo così, faccio danni a non finire. Ok, ma che bello, che bello. Vai, facciamo un ultimo scontro e poi torneremo all'entrata e vi spiegherò il motivo. Facciamo un ultimo scontro, ragazzi, che qui ne sono veramente tanti, eh. Qui c'è poco da scherzare, veramente poco da scherzare. C'è veramente poco da scherzare qui, ragazzi. Poco poco, sì sì. Qui pagano bene, qui si può livellare in grande stile. Pagano veramente bene in queste zone qui, sì sì. Si può tranquillamente livellare qui, ragazzi, alla grande. Non so voi cosa ne pensate, ma è così. Perfetto, perfetto. Allora ora torneremo all'entrata, poi vi spiegherò il perché, non vi preoccupate, ve lo spiega tutto Brado qui. Bradone vi spiega tutto. Allora, l'uscita innanzitutto, no, aspetta, vabbè, un attimo, forse credo sia qui. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, io vi ridò appuntamento in questa zona, solo che per adesso il gameplay si interromperà qui, perché io mi fermo in questa zona per livellare, perché vedo che comunque pagano bene, vorrei arrivare almeno al livello 40, 41 anche, non lo so. Comunque, per il momento, ragazzi, il gameplay si conclude qui. Il vostro Diablotex vi ringrazio di cuore a tutti, ragazzi e ragazze. Ciao a tutti e a tutti, appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao! Yeah,